Il Colosseo a Roma è il più antico edificio polifunzionale giunto fino a noi ed è uno degli edifici più antichi realizzati con conglomerato cementizio. Progettato per ospitare i combattimenti tra gladiatori e bestie feroci, come teatro e come luogo per esecuzioni pubbliche, è stato usato anche come monastero e tempio cristiano e, purtroppo, a seguito di terremoti, anche come fonte di pietre pronte all'uso. Costruito tra il 72 e l'80 d.C., è una struttura imponente, alta 48 metri, con un'ampiezza che va dai 188 ai 155 metri. Il committente fu l'imperatore Vespasiano. L'architetto è ignoto e i materiali che lo compongono sono travertino, tufo, mattoni e conglomerato cementizio. Dalla sezione trasversale delle gradinate, che mostra i posti a sedere e le colonne strutturali che consentivano lo spostamento degli spettatori, possiamo avere un'idea della gerarchia sociale dell'antica Roma. Il podio, il primo livello più vicino all'arena, era riservato all'élite. Il secondo livello era riservato ai cavalieri, il terzo ai cittadini romani. Il quarto ai cittadini di ceto inferiore. Il quinto, quello più in alto, scoperto, era riservato agli schiavi e alle donne. Non essendo scavata a fianco di una collina, l'arena fu dotata di una struttura portante garantita dalle 80 arcate dei tre ordini, ciascuno dei quali utilizzava uno dei principali ordini architettonici. Colonne doriche al piano terra, ioniche al centro e corinzie al terzo. Il travertino venne usato per le mura, il tufo per le colonne e i muri radiali e il cemento per i sotterranei. Alcune curiosità. Il Colosseo, noto in origine come Anfiteatro Flavio, venne commissionato dall'imperatore Vespasiano per essere donato al popolo. Nell'80 d.C. suo figlio Tito lo aprì al pubblico, ospitando centinaia di manifestazioni. Sotto il Colosseo si trovano i resti dell'Ipogeo, il tempio sotterraneo, riportato alla luce a cavallo del XX e XXI secolo dall'Istituto Archeologico Tedesco. In occasione degli scavi si scoprirono le tracce degli elaborati meccanismi utilizzati per creare gli spettacoli nell'arena. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!